Ciao ragazze, allora oggi è lunedì, ho deciso di fare questo video visto che è una settimana un pochino più tranquilla, lavoro a livello anche di traffico, quindi ho quei 5 minuti in più al mattino, e di farvi vedere ogni mattina, quindi dal lunedì al venerdì, sperando di riuscirci nei tempi, l'outfit che utilizzo per andare a lavoro. Quindi insomma cominciamo, oggi è lunedì, tragico, inizio di settimana. Ho indossato questo abitino, che appunto ha la lunghezza giusta, diciamo, per andare a lavoro, ha le maniche a tre quarti. Sì, lo so, magari in alcune parti d'Italia fa caldo, ma qua a Torino è arrivato un po' il freschino, ha fatto qualche temporale e quindi l'aria è abbastanza fresca. Questo l'ho comprato alla Coin della marca Coan. L'ho comprato al 70%, l'ho pagato intorno ai 15 euro, veniva sui 50 e l'ho preso al 70%. Mi piace anche molto la vestibilità perché non è aderente, ma è morbido, ma senza esagerare. Ho lasciato i capelli sciolti e l'ho indossato con questa collana Zara, non so se l'aveva fatta Zara o Mango, così, ma io l'ho presa da un sito, se riesco a ricordarmi il nome ve lo scrivo qua da qualche parte. Tra l'altro sono andata a fare lo smalto semipermanente nuovo, e l'ho fatto di questo rosa baby, mi piace tantissimo, l'ho fatto anche sui piedi, poi dopo tanto lo vedrete, mi piace un sacco qua, quindi non so se mettere questo, ho paura che dia un'aria troppo elegante all'outfit. Adesso vedrò un attimino e adesso vi faccio vedere le scarpe. In realtà le scarpe vanno a smorzare totalmente l'outfit, ve le accenno qua. Sono dei sandali che ho preso da Prima Donna l'anno scorso nei saldi e danno decisamente un tocco sportivo all'outfit, ma non volevo un outfit troppo serioso, soprattutto visto che è lunedì. Vi faccio vedere le scarpe e poi vi saluto perché devo scappare a lavoro. Ci vediamo nei prossimi giorni, ciao! Ciao ragazze, oggi è martedì, oggi ho un look un po' sportivo, però vabbè dai, è agosto, ci sta. Ho indossato questo vestitino di felpa che avevo comprato in un mercatino, quindi pagato anche relativamente poco. Dato che è un pochino cortino, io per sicurezza sotto ho messo questa gonnellina fascia di H&M. In realtà normalmente metto quella liscia, però qua a casa del mio fidanzato solo questa qua, che è un pochino a balsine. Io lo uso tantissimo come metodo quando ho dei vestiti troppo corti, vado a mettere sotto queste gonnelline a fascia di H&M. Quelle lisce sono ancora più belle, perché alla fine così, insomma, tu sei libera di muoverti senza dover sempre stare lì a pensare oddio mi si vedranno, insomma, le mutandine, e invece così, insomma, è ben sicuri, anche perché è bella aderente, quindi ti copre bene. Ho voluto dare un pochino di colore con questa collana fucsia fluo di Zara di un po' di stagioni fa, e ho abbinato il tutto con le mie Converse nere borchiate. Quindi da qui l'idea, insomma, di un look piuttosto sportivo. Vi faccio poi vedere bene le scarpe. Ho deciso di abbinarla con questa borsina nera, primo perché è l'unica borsa nera che ho qua a casa del mio fidanzato, e poi perché mi piaceva un po' questa idea di un look sportivo con il vestitino in felpa, le Converse borchiate, abbinandole invece ad una borsa un pochino più bon ton, un pochino più da sera, che è appunto questa Inspired nera con la catena. Quindi, questo è l'outfit con le Converse. Scappo a lavoro, ciao! Buongiorno, oggi è mercoledì e questo è l'outfit di oggi. È un vestitino che ho comprato in Thailandia, a Bangkok, al Chak Tu Chak Market. È vicino, così vedete bene la fantasia. Mi piace tantissimo il modello, infatti ne ho acquistato anche un altro con un'altra fantasia, ma amo, adoro alla follia la fantasia. Fondo blu con tutti questi mini pua colorati e ci sono tutti i macaroon, i dolcetti. Troppo carino. Poi io amo particolarmente questo modello di abito. Dietro il modello è fatto così, quindi un pochino scollato. Oggi va bene perché fuori fa parecchio caldo. Abbinato utilizzerò questa borsa che è la mia Longchamp in color
bordeaux, fucsia, non so, valutate voi che colore è, fucsia bordeaux. E perché comunque va a riprendere il fucsia dei dolcetti, quindi secondo me ci sta bene. Ho fatto la treccia perché mi piaceva insomma un po' il look sbarazzina con questo vestitino. E adesso vi faccio vedere i sandaletti. Ciao ragazze, oggi è giovedì, questo è l'outfit che ho utilizzato oggi. In questi giorni a Torino non sta facendo bellissimo, quindi mi devo un po' arrangiare. Ho indossato sopra questa, allora, in realtà è un vestito, però su di me che sono alta mi sta un po' cortino, non tanto di lunghezza qua quanto gli spacchi laterali, quindi di metterlo come vestitino non mi sembra il caso. E visto che oggi era freschino, l'ho abbinato con i leggings. Il vestito in sé mi piace tantissimo, è di Romwe, mi è arrivato da pochissimi giorni insieme ad un'altra tutina che forse avete visto su Instagram, che mi piace un casino, magari vi metto lo screen qua da qualche parte. Non lo so, sono innamorata di questa fantasia, mi piace veramente tanto. E quindi l'ho semplicemente abbinata con dei leggings neri. Come borsa userò questa, che è la mia Chanel Inspired nera. Scappo e vado al lavoro, ciao! Ciao ragazze, allora oggi è venerdì, quindi ultimo giorno della settimana, il weekend è vicino. Questo è l'outfit di oggi, fuori fa parecchio freddo stamattina. Ho aperto la finestra, ho avuto un mezzo infarto perché faceva veramente fresco. Quindi ho optato per dei leggings neri, poi dopo ve li faccio vedere meglio. Questa canotta nera lunga che avevo preso da Intimissimi nei saldi un bel po' di tempo fa, è carina perché qua ha il Vulan. Poi sopra ho questa blusa rosa cipria che ho comprato da Contatto ad Alassio, adesso con gli ultimi saldi. Non mi ricordo assolutamente quanto l'ho pagata, 20 euro forse, non mi ricordo. E mi piace molto perché appunto dietro rimane un pochino più lunga, davanti più corta, è scollata a V, è molto carina. Vi faccio poi vedere le scarpe. Come borsa ho indossato questa, che è anche un acquisto dei saldi, mi piace tantissimo. È una borsa rosa cipria che quindi va a riprendere il colore della blusa, della Chaos, infatti qua c'è il portachiave con la K, con tutte queste borchiette. Mi piace moltissimo perché è super comodo e mi piacciono le borchiette, come sapete è super capiente, ci stanno tantissime cose dentro. L'ho comprata alla Coin in super saldo al 70%, l'ho pagata sui 15 euro, una cosa del genere. Questa tipologia di video vi sia piaciuta, se riescono nelle prossime settimane farò altri video di questo genere per farvi vedere gli outfit che utilizzo per andare a lavoro durante la settimana. Un bacione, ciao!